Allora, amici di Calcio Pazzo, un altro colpo alle porte in casa Juventus, anche se affari spenti e con molta calma, cioè non è che è dall'oggi al domani. Parlo appunto di Mauro Icardi, che mentre qualche giorno fa era stato accostato al Napoli con un'offerta importante da parte di De Laurentiis, che comprendeva soldi e anche Insigne, e pare che invece Icardi o Vandanara o chi dei due sia già mezzo d'accordo con... Oh, aspetta, alzo un po' l'aria perché l'ho messa forse un po' troppo bassa e mi si sta congelando la gola, per cui troppo non parlo più. Mettiamo la 23, che forse è il caso. Vado giù, ma stanno a via voce. E pare che sia mezzo già d'accordo con la Juventus, appunto, e fa leva proprio sulla volontà del calciatore, che dovrebbe quindi mettersi di traverso nei confronti dell'Inter qualora l'Inter lo volesse cedere a qualche altra società, appunto il Napoli o magari all'estero. Icardi vuole solo la Juventus e quindi probabilmente alla fine andrà lì, ma la Juventus stessa deve prima cedere Higuain, che probabilmente, come abbiamo detto nel video precedente, risolte quelle quisquiglie, diciamo, di bonus o buone uscite o quello che è, alla fine finirà presumibilmente, quasi sicuramente, alla Roma. E poi molto probabilmente in uscita c'è anche Mandžukić. E quindi niente, poi l'Inter, abbiamo detto, insomma, punta, ha sparato su Lukaku, poi c'ha anche l'opzione Dzeko, quindi è tutta una cosa incastri, come Higuain va a finire alla Roma, Dzeko va a finire all'Inter, Icardi va a finire alla Juventus, è proprio un triangolo. E poi c'è Lautaro Martinez, quindi insomma gli attaccanti cenati, l'Inter non è che sta messa male, però punta su Lukaku come ciliegina sulla torta. Niente, mi pare che vi ho detto tutto io, ma adesso è meglio che mi zitto perché veramente non c'ho più voce. Nel pomeriggio uscirà la canzone estiva Andiamo al mare, sottotitolo Chiappe chiare, facendo riferimento a un pezzo storico di Gabriella Ferri, ma chiaramente la nostra è molto più in chiave goliardica. Parliamo della stagione passata che si è appena conclusa e di quella che è stato un po' il percorso delle squadre che hanno raggiunto i loro obiettivi. Un saluto e sempre Calcio Pazzo.